siamo dato Gesù Cristo. Come sempre, richiamiamo in noi lo Spirito Santo perché possa venire a illuminarci nella lettura di questo brano e poi possa aiutarci a comprenderlo con una breve spiegazione alla fine della lettura. Ricordiamoci, se lo avete già acquistato attraverso i video che abbiamo fatto su questa mistica Maria Giulia Jenny, di indossare e portare sempre con noi lo scapolare viola, che è una potentissima protezione contro il demonio e per la fine dei tempi, per essere protetti e dalle catastrofi naturali della giustizia divina. Un abbraccio, vi porterò le mie preghiere. Iniziamo subito con la lettura del messaggio. Messaggio di nostro Signore Gesù Cristo a Luz de Maria del 27 maggio 2023. Amati figli, vi benedico, vivete in fraternità secondo la mia volontà. Voi dovete continuare il cammino in pace con i vostri fratelli portando il mio amore ovunque andiate. In questo giorno così speciale, la festa del mio Spirito Santo, vi invito al vero pentimento e a confessare i vostri peccati affinché possiate ricevere la grazia di un amore più grande. Perché possiate superare quello che state vivendo e quello che sta per arrivare, avete bisogno del frutto dell'amore, quell'amore che va oltre l'umano, quell'amore che il mio Spirito Santo riversa sui miei figli di fronte alle calamità e per fare in modo che non vi disperiate. L'amore del mio Santo Spirito farà sì che non vi disperiate, vi manterrà saldi continuando ad avere fede in me. Sollecitate costantemente di avere in voi i doni del mio Santo Spirito, questo è necessario per poterli ricevere e voi dovete essere degni di tali grandi tesori. Della sapienza, dell'intelletto, del consiglio, della fortezza, della scienza, della pietà e del timore di Dio. Voi dovete operare e agire secondo la mia volontà, dovete adempiere alla mia legge, dovete condurre una vita decorosa e dovete vivere degnamente. Dai doni del mio Santo Spirito scaturiscono i frutti necessari per una via retta nella piena consapevolezza che senza di me voi non siete nulla. Questi doni sono l'amore, che vi porta alla carità, a vivere pienamente la fraternità e il compimento del primo comandamento, la gioia, intesa come gioia dell'anima, che vi conferma soprattutto che stando assieme a me non esistono paure. La pace è il risultato di chi si abbandona alla mia volontà e vive sicuro della mia protezione, a prescindere dalla vita terrena. La pazienza la possiede chi non si turba né davanti alle avversità della vita, né davanti alle tentazioni, ma vive in totale armonia col prossimo. La longanimità, aspettarvi la mia provvidenza anche quando tutto sembra impossibile, vi procura la generosità. La benignità la possiede la persona amabile e gentile, che mantiene la gentilezza nel trattare con gli altri. La bontà, la persona che la possiede, si dedica costantemente al fratello e a mia somiglianza benefica sempre il prossimo. La mitezza vi fa rimanere equanimi, è un vero freno alla rabbia e alla collera, non tollera l'ingiustizia, non permette né la vendetta né il rancore. La fedeltà dà testimonianza alla mia presenza nella persona che mi è fedele fino alla fine, vivendo del mio amore nella verità. La modestia, in quanto templi del mio Santo Spirito, coloro che la possiedono vivono con dignità e con decoro, dando a quel tempio la dignità necessaria per non contristare il mio Santo Spirito. La continenza. L'uomo, nel possedere il mio Santo Spirito, ha un alto livello di coscienza, pertanto mantiene l'ordine del suo operare e agire, senza desiderare ciò che non possiede, dando testimonianza di un ordine interiore e controllando le bramosie. La castità, in quanto templi dello Spirito Santo, dovete mantenere una vera fusione con me, perciò affidatevi a me, indebolendo in questo modo i disordini, non solo quelli della carne, ma il disordine interiore che vi porta al disordine del vostro modo di operare e di agire. Figli miei amati, siate veri testimoni del mio Spirito Santo, non a metà, ma completamente. Pregate, figli amati, pregate, i vulcani ruggiranno e porteranno i miei figli a soffrire, variando il clima su tutta la terra. Pregate perché la presenza
in pienezza del mio Spirito Santo, nei miei figli, sia la ragione per la quale il male non penetri nell'umanità. Pregate, figli miei, un forte dolore passerà sulla mia Chiesa. Pregate, figli miei, pregate perché l'umanità abbia fiducia in me. Il mio Spirito Santo regna in ciascuno dei miei figli. Spetta a ciascuno di voi accoglierlo e comportarsi e agire correttamente affinché rimanga in voi. Rimanete nell'alerta spirituale, vi benedico con il mio amore, il vostro Gesù. Ave Maria, purissima, concepita senza peccato. Commento di Lourdes de Maria. Fratelli, di fronte a tali grandi doni e frutti che il Signore Gesù Cristo mette in evidenza, dobbiamo sforzarci di ottenerli degnamente. Non dobbiamo considerarli come qualcosa di remoto o di irraggiungibile, invece estremamente importante la nostra disposizione a riceverli. Manteniamo la consapevolezza della necessità di essere pieni dello Spirito Santo in unità alla Trinità Sacrosanta. Allora, prima di passare a una personale interpretazione del messaggio, oltre al commento di Lourdes de Maria, leggiamo insieme questa consacrazione allo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nel mio intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria. Allora, fratelli e sorelle, in questo messaggio nostro Signore Gesù Cristo ci parla della terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo, colui che dà vita alla creazione del Padre e del Figlio, colui che col suo Santo Spirito crea tutta la vita nell'universo, nel multiverso e nei regni celesti. E oggi lo Spirito Santo in Gesù Cristo, che è lo Spirito Santo, ma anche il Padre, ci chiamano a leggere questo messaggio più volte, perché qui sopra noi abbiamo sì i doni dello Spirito Santo, che sono sette, che li abbiamo appena letti, che sono la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, la pietà e il timore di Dio. E poi abbiamo questi doni, che sono il surplus, l'amore, la gioia, la pace, la pazienza, la longanimità, la benignità, la bontà, la mitezza, la fedeltà, la modestia, la continenza e la castità. Quello che io vi invito è a rileggere attraverso il sito di Lourdes de Maria questo messaggio, in modo tale che possiate anche voi rileggere questi doni, in modo tale che alla fine possiate mettervi in preghiera e fare un esame di coscienza. Se nel vostro cuore ci sono questi doni, e se mancano questi doni, fare questo atto di confessione personale con Dio, col sacerdote, andare a messa e impegnarsi poi sempre, ogni giorno, attraverso piccoli esami di coscienza, a rileggere questi surplus d'amore, questi doni che abbiamo appena letto, per vedere se ci stiamo incamminando verso il piacere a Gesù. Perché Gesù in questo messaggio, attraverso Lourdes de Maria, ci sta dicendo le cose che dobbiamo fare per piacere a Lui, per essere protetti dalla giustizia divina, dalle cose che stanno arrivando, e per essere degni del suo infinito amore nella nostra vita e nelle nostre famiglie. Allora, vi invito a rileggere con calma questi doni, queste
queste virtù, affinché nel vostro cuore, come nel mio, possa regnare la pace, una pace che ci deve portare assolutamente nei tempi che stiamo vivendo e nei tempi peggiori che stanno arrivando, a non odiare nessuno, a non maledire nessuno. Non dobbiamo fare l'errore di maledire i nostri nemici, perché sulla terra siamo ospiti. E come dicevo al mio nipotino, e concludo, l'America non appartiene agli americani, l'Italia non appartiene all'Italia, agli italiani, la Russia non appartiene ai russi, perché sulla terra siamo ospiti e questo pianeta è una delle infinite case del Padre nell'universo. Per questo, lo ripeto, siamo ospiti in questo pianeta e dobbiamo ringraziare sempre la Santissima Trinità per il dono della vita. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria.